Coach Amatori, un passo indietro veloce, cos'è successo a Negattaro? Ma uno scivolone ci può stare, le attenuanti ci sono, non c'è l'attenuante della sconfitta e purtroppo ci nega il poter stasera blindare al 100% il secondo posto, che penso sia cosa ormai fatta, però è ancora lunga, abbiamo almeno una vittoria da fare. È la risposta che voleva questa sera dai suoi ragazzi? Sì, è la risposta che volevo, perché oggi, nonostante fisicamente non stiamo bene, adesso siamo in una fase calante, sono stati 3 mesi tirati, io penso che domenica abbiamo raggiunto il top nel non stare in forma, abbiamo cambiato metodologia di allenamento proprio per scaricare e poi ricominciare in attesa dei playoff. Oggi, nonostante avete visto tanti cambi che ho fatto, cosa che non è che faccio sempre, proprio per dare la possibilità di riposare, perché stavamo stanchi e la risposta da chi è entrato in campo è stata una risposta positiva, considerato i 25 punti con cui oggi abbiamo già vinto, ma soprattutto con alcune giocate che è molto molto importante. Franco Valentini sta integrando partita dopo partita all'interno del suo roster. Ma è uno di quei giocatori che non hanno bisogno di presentazione, hanno un curriculum che fa paura, per questi livelli è sicuramente un giocatore di categoria e ha portato più sicurezza e più tranquillità in squadra. E l'esperienza, noi abbiamo fatto questa scelta di prendere un giocatore con una certa esperienza sotto canestro e si vede. Certo, deve ancora integrarsi maggiormente, deve prendere ancora più tiri, lui è abituato a giocare in una determinata maniera, noi invece vogliamo che lui sia ancora più protagonista, non solo nell'area sotto canestro come assist man, ma anche come realizzatore. Grande soddisfazione quest'oggi, abbiamo visto veramente una grande squadra, una grande risposta, la voglia di entrare alla grande nei playoff, siamo rimasti per cui automaticamente secondi in questa grande graduatoria, in questo campionato, già automaticamente ci vediamo partecipe in questi playoff. Speriamo bene per la fine di questo campionato. Grande ancora, un ringraziamento a voi tutti e in particolare al pubblico che non manca mai a questi eventi. Direttore generale Luigi Greco, era importante vincere questa sera per archiviare subito la sconfitta di Necattero, per dare un segnale al campionato che il Carovigno vuole a tutti i costi questo secondo posto. Assolutamente, era importantissimo sia perché eravamo in casa e quindi davanti al nostro pubblico quest'anno conosciamo solo una sconfitta, sia perché a Necattero forse eravamo andati un po' troppo tranquilli e abbiamo trovato una squadra che ci ha dato il filo da torcere e alla fine ha portato a casa il risultato. Quindi assolutamente il secondo posto era da blindare e lo abbiamo blindato e con un'altra vittoria in sostanza sarà matematico. Quindi 3 partite al termine della stagione regolare, obiettivo consolidare il secondo posto e poi giocarsi tutto nei playoff. Assolutamente, consolidare questo secondo posto e poi ci prepareremo già mentalmente un paio di settimane per preparare al meglio questi playoff. Un pubblico che cresce in termini di qualità e quantità nel sostegno alla squadra. Siamo contentissimi davvero del pubblico che abbiamo, ma non solo fuori casa, anche fuori casa è aumentato notevolmente. Quindi siamo veramente, veramente contenti.